Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre al fresco. Nonostante il periodo estivo, imperversano i rumor sulla next gen Nintendo e anche sui prossimi appuntamenti da seguire in live. Quindi anche con 40 gradi all'ombra vi beccate un video ricchissimo. E non c'è tempo da perdere. Non è che internet.poro si conquista da solo in modo non violento. Il poroverso va costruito passo dopo passo. Iscrivetevi per entrare a far parte di questo glorioso progetto. Io ho detto tutto, iniziamo! Vi aspettavate un angolo della poracciata e invece beccatevi l'esatto opposto. Non ci sono infatti nuovi titoli in sconto da segnalare, quindi perché non sbavare su uno degli ultimi pre-order di Limited Run Games? Si aprono infatti le danze per l'edizione fisica della Castlevania Advance Collection e come al solito quei mascalzoni di LRG non si sono regolati. Si parte dall'edizione standard a $34 dove è possibile scegliere una tra le 4 cover reversibili. Poi si sale di prezzo con la Classic Edition, che aggiunge tutte le copertine, un box esterno, il CD della colonna sonora e anche un poster, e si sale ancora con la pacchianissima Advanced Edition, che aggiunge un box in stile GBA a dir poco tamarro e anche una steelbook, e poi si esplode letteralmente con i $175 della Ultimate Edition, che aggiunge il mondo, ma che considerando anche le spese di spedizione e le tasse doganali viene a costare veramente troppo. I pre-order sono aperti fino al 10 settembre e avete tutta l'estate per decidere se fare la follia o meno. Oh, e se poi vi parte il matto, vi potete comprare pure lo skateboard. Visto che siamo in tema di spendere i soldi, che ne pensate di supportare una nuova campagna Kickstarter? Se come me siete rimasti straaffezionati alla PSP, la prima mitica console portatile di Sony, vi farà piacere sapere che lo spirito di Patapon vive in questo progetto dal nome Ratatan. Guardando il trailer di presentazione vi renderete subito conto di quanto questo Ratatan colga in pieno lo spirito di Patapon e del suo seguito, proponendo tra l'altro un art style diverso ma molto intrigante. Questo perché dietro a questa nuova produzione c'è la mano di Hiroyuki Kotani, il creatore dei due titoli originali. Poi comunque nel progetto ci sono coinvolti parecchi nomi interessanti, molti dei quali hanno lavorato sui progetti originali, e Ratatan sembra promettere molto bene, tanto che già dopo poche ore dall'apertura della campagna il progetto ha già superato il suo obiettivo iniziale. E voi? Vi ricordate di Patapon? Intanto, quatta quatta, Xbox non si ferma, e mentre aspettiamo la finalizzazione definitiva dell'acquisto di Activision Blizzard, c'è stato un vero e proprio colpo di scena alla FanFest di Final Fantasy XIV, svoltasi a Las Vegas nei giorni scorsi. Phil Spencer ha raggiunto sul palco il presidente di Square Enix, Takashi Kiryu, e Naoki Yoshida, per annunciare l'arrivo del popolarissimo MMO anche su console Xbox. Il lancio ufficiale è previsto per la prossima primavera, ma intanto con l'arrivo dell'update 6.5 che avverrà nei prossimi mesi sarà possibile prendere parte a una open beta. Si tratta di un riavvicinamento storico, un altro colpaccio dopo l'entrata in scuderia Game Pass della serie di Persona e anche di un primo passo verso una collaborazione sempre più stretta su nuovi giochi, e a questo punto non è così difficile immaginare un ritorno in toto della saga di Final Fantasy anche su Xbox. Difficile dire se Microsoft riuscirà finalmente a farsi notare anche in Giappone, ma c'è da dire che Phil Spencer si sta muovendo molto bene nei confronti del mercato nipponico, e ricordiamoci che nel 2019 promise che prima o poi sarebbe riuscito a far arrivare Final Fantasy XIV anche su Xbox. Una promessa è una promessa. Ma passiamo alle notizie del giorno, e sarà il caldo che dà alla testa, ma qui è un continuo parlare di Switch 2, tra fake tutti italiani, traduzioni sbagliate dal cinese e ora anche da report provenienti da sviluppatori anonimi. L'allarme è stato lanciato dal portale Video Games Chronicle, che ha affermato di aver ricevuto delle informazioni specifiche da fonti ovviamente anonime. Secondo VGC, il lancio di Switch 2 sarebbe previsto per la seconda metà del 2024 ed alcuni partner dell'azienda di Kyoto avrebbero già ricevuto dei development kit su cui iniziare a programmare. I dettagli sono ancora scarsi, ma a quanto pare Nintendo si sarebbe preparata al meglio per evitare dei problemi di distribuzione come accaduto per i lanci di Serie X e PlayStation 5 e garantire così un'ampia disponibilità della console sin dal day one. Le fonti non si sono sbottonate sulle caratteristiche hardware di questi kit, ma a quanto pare questa next gen sarebbe in diretta continuità con Switch, proponendo anch'essa una soluzione ibrida con tanto di modalità portatile. Attenzione,
Questa non è una diretta conferma della retrocompatibilità, ma sembra che Nintendo si stia muovendo proprio in quella direzione, almeno secondo i rumor. E ancora più rincuorante dovrebbe essere la presenza di uno slot per le cartucce. La nuova console supporterà ancora i giochi fisici e con i tempi che corrono io questa cosa non la darei per scontata. La cosa che lascia un po' interdetti è invece un netto passo indietro, almeno rispetto all'ultimo modello di Switch. La prossima console potrebbe non avere uno schermo OLED, ma optare per un ben più economico LCD in ottica di contenimento dei costi di produzione, per allocare così più risorse nella capienza della memoria interna della console. Si parla sempre di ipotesi, lo ribadisco, ma qui la prospettiva a mio avviso si fa interessante. Voi preferireste sacrificare lo schermo OLED per più spazio di archiviazione? La situazione con molti giochi al momento è ridicola e spesso si è costretti a ricorrere a micro SD esterne che vengono riempite da un solo titolo. Però dall'altra parte, giocare in portabilità sulla OLED è una vera goduria e la qualità dell'immagine influisce parecchio sull'esperienza complessiva. Però è anche vero che non mi sorprenderebbe se anche con la prossima console ripetessimo lo stesso ciclo di versioni con il modello OLED definitivo proposto solo dopo anni dal lancio per invogliare gli utenti a ricomprare la console. Quindi vi aspetto nei commenti, secondo voi è plausibile un lancio nella seconda metà del 2024? La console sarà retrocompatibile e soprattutto che schermo monterà la Switch 2.1.0. Rimaniamo nel territorio dei rumor, ma senza volare troppo con la fantasia, parliamo di un evento che potrebbe svolgersi la prossima settimana. Dei dataminer, infatti, rovistando nei file dell'ultimo aggiornamento del titolo mobile Pokémon Masters X, hanno trovato dei riferimenti a livello di codice a una campagna Pokémon Presents, che avrà inizio il prossimo 8 agosto, cioè martedì della prossima settimana. Agosto è un mese abbastanza comune per i Presents, e non sarebbe così assurdo che una presentazione a tema Pokémon fosse dietro l'angolo, però domandiamoci, cosa potrebbero mostrare in un evento del genere? Qui entrano in gioco due filosofie di pensiero. Di sicuro ci sarà spazio per aggiornamenti riguardanti progetti minori e spin-off vari per cellulari, ma il punto è, c'è spazio per qualche annuncio bomba? I disfattisti dicono che il Presents servirà solo come ennesimo trampolino di lancio per le due espansioni di Scarlatto e Violetto, che saranno pubblicate, una durante l'autunno e l'altra in inverno. C'è chi invece ipotizza il possibile annuncio di qualcosa di più corposo, magari il secondo capitolo di Leggende Pokémon, dopo il grande successo riscontrato dall'affascinante quanto problematico Arceus. Voi in che squadra vi posizionate? Ma soprattutto, secondo voi, ci sarà un Presents la prossima settimana? E chiudiamo questa puntata ricca di speculazioni con un altro rumor, però di più ampio respiro, che sembrerebbe provenire da un ex dipendente di Virtuos, lo studio che al momento si sta occupando di Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, ovvero il remake di Metal Gear Solid 3. Le indiscrezioni sono partite da Reddit, dove un utente, ritenuto affidabile dai mod, dopo essersi identificato come un ex dipendente dello studio, avrebbe spiattellato tutti i progetti su cui il team sarebbe al lavoro. Nello specifico si tratterebbe di ben 5 diverse produzioni. La prima è l'unica annunciata ufficialmente, quella di Metal Gear. Poi ci sarebbero un nome in codice, Massive, ovvero un titolo descritto come un incrocio tra Monster Hunter e Shadow of the Colossus, seguito poi da un'espansione per l'MMO di Amazon New World, e poi un climbing game di stampo narrativo il cui nome in codice sarebbe Ominous. Ma il quinto e ultimo progetto sarebbe il più inaspettato in assoluto. Virtuos si starebbe infatti occupando di un'altra riproposizione, tale Project Altar, che sarebbe una sorta di via di mezzo tra una remaster e un remake di Oblivion, uno dei capitoli storici della serie di The Elder Scrolls. Ora, la cosa interessante è che per questo rifacimento sarebbe stato scelto un approccio sperimentale, dove il gioco girerebbe in tandem su due engine diversi. Da una parte la grafica verrebbe renderizzata in Unreal Engine 5, mentre gameplay e fisica di gioco continuerebbero a essere gestiti dal motore originale. Oblivion, Remaster, Remake o Remakered, come lo volete chiamare, potrebbe uscire a fine 2024 o inizio 2025. Tutto dipende se lo studio abbia poi deciso di proporre un remake o di limitarsi a un semplice rifacimento grafico. Il post è stato cancellato, ma ormai il dubbio rimane. Voi che ne pensate? Avete mai giocato a Oblivion? Pensate che all'epoca per me questo era un gioco spaccamascella, un titolo che il mio PC non sarebbe mai
mai riuscito a far girare e con cui praticamente ho fuso la mia prima Xbox 360. Bei ricordi. Ma questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme dei rumor del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch, Michele 2, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!